Ha confessato nel cuore della notte, dopo un lungo interrogatorio, il 19enne fermato con l'accusa di aver accoltellato e ucciso un giovane pugile di 18 anni, Gennaro Leone, la sera di sabato scorso a Caserta. Il ragazzo, fermato dai carabinieri poco dopo il fatto di sangue, in un primo momento ha provato a smentire, ma le immagini di numerose telecamere e le riprese di cellulari girate in rete lo hanno inchiodato alla drammatica verità. Il giovane incensurato è stato dunque identificato grazie anche alle testimonianze delle persone presenti, tra cui gli amici della vittima. La tragedia si è consumata in piazza Correra, centro storico del capoluogo casertano, poco dopo la mezzanotte. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Caserta, guidati dal capitano Pietro Tribuzio, intervenuti sul posto, il giovane avrebbe litigato con il coetaneo per motivi futili, forse per uno sguardo di troppo. Il movente è comunque ancora in fase di accertamento, quando all'improvviso l'aggressore ha estratto un coltello a serramanico colpendo Leone alla gamba e recidendogli probabilmente l'arteria femorale. Il 18enne è stato portato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove il suo cuore ha smesso di battere intorno alle 3:30, probabilmente a causa del troppo sangue perso. Determinanti le testimonianze di chi era presente sul posto, il 19enne aggressore è scappato, ma molti lo avevano riconosciuto. La vicenda, che segue altri episodi di violenza avvenuti di recente durante la movida del capoluogo, ha portato all'immediata convocazione da parte del prefetto di Caserta, Raffaele Roberto, dopo aver sentito il sindaco Carlo Marino, di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'amministrazione comunale del capoluogo, con una nota pubblicata sulla pagina Facebook del comune, ha manifestato vicinanza al dolore della famiglia del giovane deceduto. Sconvolta anche la comunità di San Marco Evangelista, dove Leone risiedeva con la famiglia, il sindaco Gabriele Cicala, che conosce la madre di Leone, parla di tragedia straziante. Solidarietà via Twitter anche della Federazione Pugilistica, che si è stretta attorno alla famiglia Leone e alla SD Energy Box di Caserta per la scomparsa di Gennaro nel giro delle giovanili della Nazionale Azzurra di Pugilato. Riposa in pace, campione, è scritto così.